Benvenuti Players, questo è il secondo giorno del primo evento della Season Is Up 2024-2025. Ci troviamo fuori dal Perla Resort come di consuetudine, pronti per raccontarvi tutto quello che ci aspetta oggi. Naturalmente però prima dobbiamo fare un passo indietro e raccontarvi quello che è successo ieri. Abbiamo inaugurato le nostre danze con il Day 1A del Main Event. 74 giocatori essere passati dei 208 iscritti capitanati dal chip leader Becic. Ma torniamo ad oggi perché alle 15 è iniziato l'Omaha Main e nella poker room si respirava questo clima qua. Alle 19 segue l'inizio del Day 1B del Main Event. L'Omaha Main, lo conoscete molto bene, prevede il TV Table. E quindi quali sono i protagonisti? Scopriamoli insieme. Davide Pizzurro da Palermo. Mattia Bratkovic, Ljubljana. Massimiliano Vigevano. Irina Poniello, Udine. Fabio Bianchi, Milano. Stefano Lagorio, Milano. Andrea Spurnaras, Athens. Fantini Paolo, Padova. Vincitore, il primo ad essere premiato di questo Stage 1 è proprio quello dell'Omaha Main. Eccolo! 1.580.000 per Maccagni, 1.320.000 per il Pizzu. Race da parte del giovane siciliano. Eccoci qua, 10 jack e 2 con 2 denari, 2 di picche, attenzione, 2 picche e 2 denari, check di Maccagni, vediamo che fa Pizzurro. Check back per il Pizzu e jack di picche, 3 picche, board doppio peirato. Trecentomila se non vado errato, il bet di Maccagni, vediamo, credo che abbia fatto botto lì. Attenzione il call, attenzione signori, siamo giunti al river con un pull di 10. Com'è qua? Pull di 10 per Pizzurro e pull di jack e 2 per Maccagni. Perde una brutta mano il nostro Pizzu, veramente perde una brutta mano. Primo Massimiliano Maccagni che vince questo torneo Omaha. Players, ai nostri microfoni abbiamo il vincitore dell'Omaha Main della stagione Is Up Season 2024-2025, Massimiliano Maccagni. Allora, innanzitutto non so se tu ci avessi pensato, ma sei il primo giocatore non solo a essere premiato di questo Stage 1, ma a essere premiato di tutta la stagione. Ti senti un po' più adesso importante?
sicuramente sì, sempre aprire le danze è sempre buona cosa. E invece off camera parlavamo del fatto che in realtà sei già detentore di ben due primi posti, Omaha Light, non Omaha Main, che comunque quindi non lo so se fosse un tuo obiettivo, però sicuramente è un valore aggiunto da, non so se hai una bacheca o qualcosa dove postare questo traguardo. Diciamo che questo mancava, ho fatto sì due primi Omaha Light, ho fatto due secondi ai Main, ma non avevo mai vinto il Main, quindi diciamo che è finalmente arrivato. Senti, ti abbiamo visto ovviamente in quello che è stato il TV Table, raccontaci però com'è andato il tuo torneo, se c'è stato un momento in cui sei riuscito, non so, a fare un incredibile double up piuttosto che un colpo particolare che ci vuoi raccontare. Sì, allora diciamo che il torneo è svoltato più o meno intorno al sesto-settimo livello, dove sono passato da 30.000 a 300.000 in quattro mani. E quindi facendo tante fish, poi lì mi sono un po' mantenuto e il tavolo finale, poi siamo arrivati con Fantini che aveva praticamente mezze fish, 50% delle fish a 8 giocatori, poi vabbè, ha avuto colpi brutti perché era un gran bravo giocatore, devo dire, e io qualche colpo fortunato e lì siamo volati. Senti, raccontami la mano più bella, la giocata più bella che magari ti ha permesso di vincere un colpo che poi effettivamente ha fatto la differenza. È stata una mano, come ti dicevo prima, eravamo in linea in 4, io avevo asso 10-10 e giocavo contro 12 carte, potevo, si può anche perdere, ma però stranamente ha tenuto e quindi abbiamo fatto questo quadruple up dove siamo andati alle stelle. Dai, e allora GL, perché so che tu oggi hai intenzione di schierarti all'Omaha Light. No, non ho intenzione di schierarmi, ho intenzione di vincere, che è diverso. Ah, scusami. Come si è concluso il Day 1B del Main Event? Chi è il chip leader? Siamo con Roberto. Da dove vieni? Di Torino. Roberto, com'è andata la giornata di oggi? Ci sono stati alti e bassi, è stato tutto molto dinamico? È sempre alto e basso, sono sceso qua di subito a poco più di 20.000 e poi piano piano... Sei comunque riuscito a portare a casa questa piccola vittoria. Sì, è già una piccola vittoria. E solo per oggi abbiamo terminato, naturalmente noi però ci vediamo domani. Tanti gli appuntamenti di giornata, si inizia presto alle ore 13 con il Day 1C del Main Event, di cui alle 18 starterà anche il Day 1D. E poi centrali alle ore 14 l'All Stars High Roller e alle ore 15 l'Omaha Light. E allora Players GL, mi raccomando, seguiteci sulle nostre pagine social, lasciateci un like e un commento se vi va e attivate la campanella qualora non l'abbiate ancora fatto.